Siamo alla cronaca di una condanna annunciata. Mi sembra che fosse davvero impensabile che i giudici di secondo grado sovvertissero la sentenza di primo grado già pronunciata a suo tempo dal Tribunale di Milano, che aveva condannato la Fininvest a pagare alla CIR un indennizzo da 750 milioni per la vicenda del lodo Mondadori. È una sentenza civile, peraltro, basata su una condanna penale ormai passata in giudicato. Il gruppo Mondadori, era stato rilevato dalla Fininvest grazie a una tangente pagata da Cesare Previti al giudice Vittorio Metta. Questo è agli atti, in una pronuncia penale della Cassazione. Mi sembrava quindi davvero inevitabile che la magistratura civile non decidesse di conseguenza. Ora si apre un altro capitolo, cioè si tratta di capire cosa farà il Cavaliere, cioè se accetterà una volta tanto di vivere in uno stato di diritto. Sottoponendosi quindi alle sue regole e al principio che vuole tutti i cittadini uguali davanti alla legge, o se invece rifiuterà l'ennesimo strappo e tenterà l'ennesima forzatura, riproponendo quella vergognosa legge ad aziendam, come l'abbiamo definita, che aveva già provato nei giorni scorsi a inserire in modo furtivo e anche abusivo, dobbiamo dirlo, dentro la manovra finanziaria. Io credo che questo sarebbe davvero l'ultimo atto di un governo moribondo che si trasforma in un regime disperato e dunque sempre più pericoloso. Altro che una norma giusta e sacrosanta, come l'ha definita proprio in queste ore il Presidente del Consiglio, sarebbe invece l'ennesimo colpo di spugna di una stagione sciagurata di continua distorsione e di continuo svilimento della qualità della nostra democrazia. Comunque adesso almeno una certezza ce l'abbiamo. Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio, ripetendo quello che aveva già detto nell'aprile scorso a proposito della sentenza di primo grado del giudice Mesiano, aveva detto è una rapina a mano armata. In realtà ora sappiamo che la vera rapina a mano armata non è né quella prima sentenza né questa nuova pronuncia sul risarcimento che oggi la Corte d'Appello gli impone di pagare. La vera rapina a mano armata è quella che lui compì alla fine degli anni Ottanta, prendendosi la Mondadori grazie a una sentenza comprata attraverso la corruzione di un giudice.